Un paio di parole ce le dici per favore? Assolutamente, assolutamente sì. Me la levo un attimo io. Perfetto, dai. No, allora, per prima cosa vi ringrazio che nonostante il tempo siete venuti praticamente tutti e vi ringrazio per questo. Come vedete siamo qua, ci siamo, cosa più importante, cosa che ci davano per spacciati. Come vedete non è così. Il Movimento 5 Stelle a Viterbo c'è, ci sarà le elezioni con una lista, con il simbolo del Movimento 5 Stelle. Vogliamo crescere, stiamo crescendo, stiamo cambiando, il movimento è cambiato, lo potete vedere anche dalle immagini. Ci siamo aperti alla società civile, non presenteremo oggi la lista perché è un po' prematuro, però proprio su indicazione del Presidente Conte il Movimento 5 Stelle si è aperto alla società civile, avremo in lista avvocati, avremo in lista rappresentanti LGBTQ, abbiamo in lista medici, abbiamo in lista infermieri, abbiamo in lista personaggi del terzo settore, per cui il Movimento 5 Stelle c'è, è passato un po' di tempo, ci siamo riorganizzati, abbiamo perso diciamo qualcuno che forse era anche meglio perdere, voi sapete il mio, no, non lo nascondo perché vogliamo proprio dire che ci distanziamo da certe figure e come vedete anche il Movimento 5 Stelle ci supporta a livello nazionale con la presenza di Vito Quini, cioè è stato quello che ci ha praticamente traghettato verso il nuovo percorso, che è stato l'uomo che ha preso il parafulmine, diciamo il parafulmine del Movimento 5 Stelle, un parafulmine proprio, ci ha secondo me salvato da un'estinzione certa, questo nessuno glielo ha mai diciamo detto forse e riconosciuto. E poi c'è anche Alessandra la conoscete tutti, è ormai la paladina dei diritti LGBTQ, perché Alessandra è quella che la portabandiera veramente dei diritti e stanno qua con noi. Ci dovevano essere anche altri rappresentanti, doveva venire Fabio Massimo Castaldo, purtroppo non è potuto venire, doveva venire la vicepresidente Paola Taverna, anche lei il tempo non ce l'ha permesso, però insomma siamo qua, intanto ci rivedremo, presenteremo la lista e vi aspettiamo, comunque per lo comunicherete. Adesso lascio la parola a loro. Perché... Lista e candidato sindaco. Lista e candidato sindaco? Non si sa ancora. Non lo sappiamo. Non sapete ancora se avrete un candidato sindaco. Non sappiamo se andiamo da soli o se facciamo... È uscita la data ieri praticamente. Sì, lo capisco, la domanda è quella del giornalista, ma tanto non ve lo dico perché è inutile che lo fate, non lo saprete, dovete aspettare.